Ciao, nuovo video oggi sul canale, in particolare parliamo di frivolezze e di cose leggere, anche perché visto il periodo, insomma, un po' di leggerezza e di cose sciocche aiutano a superarlo meglio. Io ho fatto qualche giorno fa un video sugli gnocchi letterari presi dalla lista dei libri della scritta dalla BBC, vi è piaciuto e quindi ho deciso di farne una serie. È inutile negarlo, insomma, rendono molto più piacevole la lettura, quindi assolutamente vi parlerò ogni tanto degli gnocchi letterari. Oggi ci soffermiamo su un personaggio in particolare, un personaggio che non è conosciutissimo dal grande pubblico, malgrado questo libro sia contemporaneo, per esempio, ai libri della Bronte. E parliamo di Mr. Thornton di North and South, Nord e Sud, della Cascella. È un libro non molto conosciuto in Italia. Pensate che la prima volta che è stato tradotto nel 2011. Libro uscito in originale su una rivista a puntate dal 1854 al 1855, quindi insomma a qualche annetto, ripeto, è contemporaneo praticamente alle opere della Bronte, però è arrivato veramente tardi, soltanto veramente tardi qua da noi, perché se pensate che praticamente 9 anni fa. Io non ce l'ho qui fisicamente con me perché l'ho letto 2 volte, perché il libro mi è piaciuto tantissimo, però ho letto il libro dalla biblioteca comunale, quindi ovviamente avrei anche voluto farvelo vedere, ma siamo tutti bloccati a casa. Se riesco vi metto una foto dell'edizione italiana e comunque vi metto il link dove trovarlo nell'info box. Vi premetto che è un libro meraviglioso, non soltanto per il personaggio di Mr. Norton, ma assolutamente anche per il libro. Il libro racconta della giovane Margaret che, poiché il padre decide di abbandonare la chiesa, si trasferisce con la famiglia a nord di Londra. Lei è una ragazza che viene appunto dalle strade londinesi e si troverà in una situazione completamente nuova per lei, sicuramente molto diversa dalla sua in questa città Milton, che è una città profondamente industriale, dove è forte lo scontro tra operai e padroni delle fabbriche. Insomma, ci saranno una serie di vicissitudini. Mr. Norton è un personaggio molto presente nel libro, è il personaggio, insomma, maschile per eccellenza, è quello che si innamorerà della giovane Margaret, si dichiarerà la giovane Margaret, e proprio come ragione sentimentale avrà due di picca, ma che piano piano conquisterà il cuore di questa giovane ragazza. Ragazza che viene vista un po' male da tutta la società, in particolare dalla famiglia di Mr. Norton, dalla madre, dalla sorella, perché forse viene vista in maniera molto come un personaggio molto altezzoso. Richiama moltissimo, ovviamente, ragione e sentimento, però in un'ambientazione completamente diversa, perché ci sono appunto sullo sfondo queste lotte operaie, e le prime lotte proprio per i diritti operai, in cui lei ci si trova completamente invischiata, perché ovviamente prende subito posizione. Margaret è un personaggio molto, una donna, malgrado l'epoca in cui cresce, una donna molto caparbia, e prende subito posizione. E Mr. Norton ovviamente è proprietario di una fabbrica, e lei prende posizione umanamente dalla parte degli operai, quindi questo creerà ancora più tensione nella storia. È una storia splendida che ci dà un contesto storico non molto conosciuto qua in Italia, che è appunto quello delle lotte operaie dell'Ottocento intorno Londra, e ci dettaglia la città di Milton in maniera egregia, descrivendocela con questi fiori di cotone che volano ovunque, in contrasto col nero, insomma, con l'inquinamento delle fabbriche, il grigio della città. Un romanzo splendido. Bellissimo, sicuramente io vi consiglio di leggere. Ripeto, si trova spesso si trova spesso nelle biblioteche comunali, quindi è anche facile reperirlo, ma che assolutamente vale la pena leggere. In più, ha un personaggio maschile meraviglioso. Non si può non amare Mr. Norton, non si può, non si può. Come si fa a non amarlo? Cioè,
assolutamente adorabile il personaggio. Lui inizia alla sua infanzia in garzone e con il duro lavoro e veramente il sacrificio riesce a crearsi il suo impero, la sua fabbrica di cotone, al quale lui dedica tutto se stesso. È un uomo tutto d'un pezzo, completamente dedito al lavoro, ma comunque malgrado questo sempre molto umano. Non, mentre sullo sfondo si vedono dei padroni di fabbriche molto con poca umanità, lui rimane sempre molto umano, pur essendo sempre così ligio al dovere e così rigido. È sicuramente un personaggio rigido, molto fermo sulle proprie posizioni. È sicuramente un personaggio anche molto pratico, che va subito al sodo della questione, che vede nel duro lavoro e nel sacrificio appunto la cosa importante. È sicuramente un personaggio con poca cultura rispetto a Margaret, ma che cerca invece di compensare questa mancanza di conoscenze culturali, per esempio andando a lezione dal padre, facendosi dare lezioni, proprio perché malgrado sia un uomo comunque così legato alla classe operaia, legato al lavoro, non è sicuramente un uomo banale, e anzi cerca sempre di più di migliorare, non solo dal punto di vista pratico, quindi del benessere pratico, ma anche dal punto di vista umano. Quindi sicuramente un personaggio adorabile. Poi insomma, la dichiarazione che fa Margaret, splendida, è un personaggio che si adora dall'inizio alla fine, quindi sicuramente uno degli gnocchi letterari per eccellenza, assolutamente. È un libro che si basa molto sul rispetto, sull'onore, sulla rispettabilità degli altri. C'è tutta una parte dove lui difende la rispettabilità di Margaret, malgrado apparentemente sembra che lei non si sia comportata in maniera rispettabile per la società, però insomma, è un libro che basa molto proprio sulla rispettabilità rispetto alla società e sull'onore, anche perché ricordiamoci che è un libro scritto a metà 800, quindi insomma rispecchia molto, richiama molto i valori dell'epoca, ma lo fa con un punto di vista molto aperto al futuro. Quindi i due protagonisti hanno un punto di vista molto moderno rispetto ai personaggi ottocenteschi. Inoltre nel 1975 è stato fatto un primo sceneggiato di 50 puntate, molto molto faticoso, io non sono mai riuscita a finirlo, non sono mai andata oltre la seconda puntata, ispirata a questo libro, ma soprattutto se vi andasse di vedervi lo sceneggiato dopo aver letto il libro, c'è uno sceneggiato fantastico del 2004. In alcuni tratti è molto diversa da quella del libro. Tra i due ovviamente io ho amato molto di più il libro, ovviamente per ovvie ragioni, però vi posso dire che il personaggio che interpreta Mr. Norton nello sceneggiato del 2004 è meraviglioso, ovviamente interpretato da un fantastico Richard Armitage, che è in tutto il suo splendore. Vi metto qua la foto perché, ragazzi, vedetelo. Per me adesso, dopo aver visto lo sceneggiato, ogni volta che ho riletto il libro, e per me Mr. Norton aveva questo viso, questa faccia, questa interpretazione. Ripeto, lo sceneggiato è diverso rispetto al libro, soprattutto in alcune parti, quindi io vi consiglio di leggere il libro, però anche lo sceneggiato è molto bello, perché comunque richiama i temi del libro. Certo, è ovvio che a livello letterario il libro ha delle possibilità di raccontare tutta una parte nei dettagli, che ovviamente per motivi di tempo proprio lo sceneggiato non ha, ovviamente, quindi lo sceneggiato è molto più leggero su alcune parti, mentre il libro va più a fondo, soprattutto dal punto di vista sociale, va più a fondo, ma anche sulle ragioni dietro ai sentimenti di Margaret, per esempio, ce la fa capire meglio, mentre nello sceneggiato lei rimane molto enigmatica, nel libro si comprendono tutte le sue ragioni e tutte le sue scelte. Quindi ovviamente tra i due io vi consiglio sicuramente il libro, però vi consiglio anche di vedere lo sceneggiato, perché Mr. Norton è lui, non si può scappare dal personaggio interpretato da Richard Armitage. Poi insomma, per chi conosce l'attore, che dobbiamo fare, ragazzi miei, è un personaggio perfetto, un attore perfetto per interpretare questo personaggio. Un personaggio, io ripeto, che è tra i migliori gnocchi letterari che ci sono, quindi se non lo conoscete date una possibilità a questo libro, andando sul sito delle biblioteche vedete se c'è
una biblioteca vicino, oppure comunque io vi lascio il link al libro nell'info box. Fatemi sapere se è un libro che avete letto, che cosa ne pensate, se siete d'accordo con me sul personaggio di Mr. Norton, oppure se secondo voi, ma la vedo impossibile, non siete appunto d'accordo con me. Quindi fatemelo sapere con un commentino nell'info box, fatemi sapere se invece non l'avete letto e con questa recensione sul personaggio maschile essenzialmente vi ho incuriosito nella lettura, vi assicuro che non ve ne pentirete. Ad ogni modo, spero di avervi tenuto compagnia con qualcosa di molto leggero visto il momento, e intanto sicuramente io vi porterò altri video sugli gnocchi letterari, voglio farvi una serie perché sono sicuramente una delle ragioni che rendono più piacevole la lettura, quindi assolutamente va fatta, soprattutto laddove ci sono le interpretazioni anche cinematografiche, perché possiamo dare un volto definitivo all'immagine, insomma, del libro. Ad ogni modo, io vi auguro buona lettura a voi, buona lettura a me, noi comunque ci vediamo al prossimo video. Ciao!